Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, entra a far parte della settima arte molto giovane e si impone agli inizi degli anni 50, grazie ai suoi ruoli in film commedia come Pane, Amore e in pellicole di stampo hollywoodiano, come ad esempio Un marito per Cinzia e La baia di Napoli. Verrà diretta nel 1960 da Vittorio De Sica nella Ciociara, per il quale vinse il premio Oscar, il primo dato ad un'attrice italiana per un film italiano. Nel 1991 le viene assegnato l'Oscar onorario. Altri suoi film che hanno fatto la storia del cinema italiano sono Una giornata particolare, Ieri, Oggi, Domani e Matrimonio all'italiana. Dopo un attimo di riflessione, Sofia Loren ha messo insieme le idee e con lucidità ha detto la sua sul lutto che ha colpito non solo lei, ma, in fin dei conti, un po' tutti noi. Stiamo parlando, ovviamente, della recente scomparsa di Gina Lollobrigida, che si è spenta nella giornata di martedì 17 gennaio, all'età di 95 anni. Ieri ero molto addolorata e non mi venivano le parole, ha esordito Sofia Loren, che ha poi proseguito: cara Gina, il tuo corpo si è spento ma la luce della tua stella brillerà su di noi e nei nostri cuori per sempre. Parole che spazzano via ogni eventuale dubbio su una loro presunta rivalità, soprattutto per come la Loren ha deciso di concludere il messaggio. Ti voglio bene, Gina. Sofia. La stampa le ha dipinte sin dagli anni 50 come eterne rivali. Il tutto è partito in occasione del terzo film della tetralogia Pane, Amore, e per il quale Gina Lollobrigida ha dato forfè, spianando la strada a Sofia Loren. Pare che l'iconico volto della bersagliera fosse stato fatto fuori dalla produzione per via dell'esoso cacket che l'interprete di Subiaco, divenuta nel frattempo una diva internazionale, aveva raggiunto. Da allora, le due erano diventate agli occhi di tutti rivali e i rapporti si sarebbero deteriorati ulteriormente dopo la vittoria del premio Oscar da parte della Loren per La Ciociara. Prima interprete a riuscirci per un film non in lingua inglese per un ruolo principale. Nulla di più falso, stando alle parole della stessa Gina Lollobrigida, che ha smentito la rivalità, muovendo tuttavia accuse importanti. Lei e i suoi addetti stampa hanno iniziato questa rivalità con me, per 50 anni. È stato davvero noioso. Noi siamo diverse, abbiamo percorso carriere completamente diverse, ha affermato la Lollo in anni più recenti.